Amici del terzo tempo, buon pomeriggio da Budoni. Si gioca il ritorno dei quarti di finale del campionato regionale allievi tra il Budoni e il Fertilia. All'andata hanno vinto i catalani per 2-1, quindi un gol basterebbe ai ragazzi di Renzo Genu per qualificarsi alle semifinali. Si è appena conclusa intanto la gara dei giovanissimi, vittoriosi per 3-0 contro il Città di Itili. La società presieduta da Giovanni Sanna quindi insegue il bis. Scopriamo subito le formazioni agli ordini del signor Giuseppe Ruzzone della sezione di Ottieri. Budoni in campo con Deledda, Mulas, Vardeu, Truzzu, Miscera, Loddo, Raimo, Diana, Sanna, Fonteddu e Carta. In panchina ci sono Adani, Mandarano, Zela, Brundu, Pinna, La Rosa e Doddo. Il Fertilia è messo in campo da Gianni Pidas con questo schieramento. Soggiu, Petenadu, Daniele Ballone, Sanna, Carboni, Leoni, Alessio Fadda, Sanna, Letizia, Santona e Claudio Fadda. A disposizione ci sono Garau, Giudice, Caneo, Manca, Davide Ballone, Melone e Marras. Tribune gremite per seguire questa sfida attesa. Negli ottavi il Fertilia ha eliminato l'Orani, il Budoni si è qualificato direttamente per i quarti grazie al primo posto nel girone C. Padroni di casa in completo azzurro, gli ospiti in casacca bianca. La sponda di Sanna, Fonteddu, ancora Sanna, la botta alta, ha cercato la soluzione di Potenza. Truzzu, Vardeu, centralmente per Carta, Cincunia in aria, si salva Soggiu, inserimento pericoloso. Fonteddu, la partita il destro, controlla Soggiu, non era facile. Attenzione sulle palle native, il Fertilia può far male. In mezzo Letizia, non ci arriva, para Deledda. Cambio di gioco, Vardeu aggancia in corsa, in aria, contatto, attenzione, fa proseguire l'arbitro. Carta, ci prova col destro, Soggiu, non trattiene, arriva Truzzu, che brivido per il Fertilia. Letizia entra in aria, la chiusura dei centrali del Budoni, occhio al gigante di Bottida quando parte in velocità. A giro, vola Soggiu, che parata del portiere algherese. Ancora 0-0 tra Budoni e Fertilia, con questo risultato passerebbe la squadra catalana. Il taglio, Letizia, Loddo, gli chiude lo specchio, provvidenziale l'intervento. Cercherà la battuta lunga. In aria, lo stacco, attenzione, esce Deledda, non la tiene e nessuno interviene. Andrà a Fonteddu, vanno dentro i saltatori del Budoni. Il cross, la deviazione, c'è il gol, 1-0 del Budoni che trova lo spiraglio. È stato probabilmente Raimo a toccare per ultimo. La squadra di Oggianu si porta in vantaggio, scoppia la festa qui in tribuna, un gol che potrebbe valere la qualificazione. Espulso Letizia, ha protestato per un fallo e l'arbitro gli ha mostrato subito il cartellino rosso. Fertilia che resta in 10 nel momento topico del match. La punizione all'area piccola, non ci arriva Loddo, si salva la difesa algherese. Palla per Sanna, la bomba, ancora Soggiu dice di no, prodigioso intervento. Fertilia che prova gli ultimi assalti con l'uomo in meno, non è facile superare il Budoni in questa fase. Attenzione, ripartono bene i padroni di casa. E qui probabilmente si spengono le speranze di qualificazione dei ragazzi di Pidas.